Buongiorno ancora da Cagliari, come vedete è in corso, è entrata nel vivo la manifestazione promossa dal Movimento 5 Stelle contro le cosiddette notifiche pazze di Equitalia. Noi siamo in compagnia dell'onorevole Alessandro Di Battista, allora lo avete definito un vero e proprio scandalo, qual è la vostra battaglia? Buongiorno a tutti, io non sento lo studio, comunque buongiorno. Lo scandalo, il discorso, cioè il circolo vizioso della Repubblica Italiana. È una repubblica piena di ladri che rubano le nostre tasse attraverso la corruzione più alta d'Europa, gli scandali di ogni tipo, da Rimborsopoli Piemonte a TAV, a Mose, a Expo, a Mafie Capitali, io sono di Roma. Dato che rubano, alzano le tasse, dei cittadini che non ce la fanno a pagare le tasse vengono strozzati da questi strozzini legalizzati, appunto, che sono gli alti dirigenti, ma in realtà Equitalia S.p.A. Cioè, questo è un dato di fatto. Quello che voi contestate è proprio il rapporto di lavoro dei cosiddetti messi notificatori, che sarebbe stato irregolare andando a invalidare proprio le notifiche. Questa è una delle tante irregolarità, appunto, di un ente che opera in maniera per noi abusiva. Infatti Equitalia va abolita, in quanto non permette al cittadino che è in difficoltà di rientrare del dovuto, ma li strozza, perché l'obiettivo vero oggi non è voler far pagare le tasse al cittadino, è impoverirlo a tal punto da costringerlo ad accettare i contratti da 300 euro del Jobs Act. Il disegno è questo, il cittadino si deve svegliare e si deve ribellare all'oppressore. Una campagna che oggi parte in Sardegna, ma sarà una campagna nazionale, quali saranno i prossimi appuntamenti? Li dobbiamo organizzare, però noi stiamo sempre in piazza, sempre, sempre in strada, sempre insieme ai cittadini, perché siamo dei portavoce. Poi posso dire una cosa, dato che io pure sono un cittadino e pago le tasse, Rai News è pagata anche con le mie tasse, dall'altro spesso fa buona informazione, mi è venuta un'idea. Dato che abbiamo il più alto numero di corrotti indagati inquisiti nel mondo, nel nostro Parlamento, perché quando intervistate Formigoni sotto, oltre a senatore, non scrivete indagato per tangenti? Perché quando Azzolini o Mattioli o Renzi condannato per danno erariale? Secondo me il servizio pubblico è senatore del PD, indagato per il Mose, ce ne stanno tanti di nomi, se volete ve li facciamo, cioè i cittadini devono sapere che i loro rappresentanti sono indagati, condannati. Verdini, 2 volte rinviato a giudizio per corruzione e riforma la Costituzione, scrivetelo sotto, sì, i cittadini sanno, Denis Verdini, indagato per corruzione. Sentiamo se ci sono domande da studio, Grazie Chiara Vitali, buon lavoro, e noi torniamo invece in...